dirti senza ragione, voglio fare con te l'amore, voglio stare per sempre accanto a te. Tu mi piaci da morire, tu sei bella come il sole, l'orizzonte che abbraccia il mare siamo noi. Sono innamorato di te, l'unica donna sei tu che voglio amare di più nella mia vita. Che male c'è se io sono pazzo di te? Non potrei vivere mai un solo istante senza te. Mille emozioni, strapazzarti come un pallone, di baci e di carezze senza fine, ballare giorno e notte insieme con i colori dell'amore, giocare a scacchi con i tuoi pensieri e tanta musica. Sono innamorato di te, l'ultima donna sei tu che voglio amare di più nella mia vita. Che male c'è se io sono pazzo di te? Non potrei vivere mai un solo istante senza te. E poi ti fermi, li tratti. No, di te, delle tue mani.
e che riscaldi un po' il cuore sotto. Promesso freddo. Che resti e ti allontani di... Io, di te, dei tuoi silenzi. Buon pomeriggio, il sole, di raggio di sole della Calabria, all'Italia, agli amici all'est, al Piemonte con il canale 71 di Matrix TV. Neanche a far la posa, oggi abbiamo incontrato su una spiaggia calabrese una piemontese, pensate, di genitori calabresi, e che per la prima volta, probabilmente a un'età abbastanza avanti negli anni, è venuta per la prima volta in Calabria. Cioè, una cosa che mi ha colpito molto. Avete modo di seguirla? No, volevo un attimo, sotto la sigla che sta piacendo molto, avevo chiesto la sigla, il mio regista non ha compreso quello che dicevo, se mi metteva un pochino sotto, metteva appunto la sigla di apertura, perché piace molto, c'è questa canzone, questo tormentone che sta piacendo, e questo tormentone che comprende, come sempre, le belle parole d'amore che servono in questo momento un po' per chi ci segue anche televisivamente in Italia e all'estero. Un bel momento, devo dire la verità, ancora io credo che il tempo, e come diceva un amico che ho incontrato questa mattina, il tempo italiano è un po' come la gente. La gente è un po' arrabbiata, un po' seccata, un po' nervosa, e forse in qualche maniera il tempo che ha accompagnato l'ultima settimana di giugno è un po' come l'umore dei calabresi e degli italiani. Credo che rappresenta in qualche maniera il malumore, rappresenta forse anche un po' di arrabbiatura nel contesto del lavoro, della disoccupazione. Avremmo voluto forse un'Italia migliore, una Calabria migliore, un sud più bello, e forse, perché no, tanti, quelli che ci seguono, e che sono tanti che ci seguono in Italia e all'estero, forse qualche momento di tranquillità in più. La gente sorride sempre di meno. Ed è una cosa che mi ha colpito tanto. Sorridete di meno, o meglio, sorridiamo di meno tutti quanti. Perché? Probabilmente al di fuori delle nostre case dimostriamo quello che non siamo. In casa c'è una sofferenza, in casa si vivono dei problemi, e spesso ci mettiamo tutti quanti la maschera per nascondere quello che non è. Ecco, forse è questa la realtà di un territorio che soffre.
E questa canzone che sentite, alzala un po', grazie. Grazie regia. L'ultima donna sei tu che voglio amare di più nella mia vita. Che mare c'è. Lascia regia. Se io sono pazzo di te, non potrei vivere mai un solo istante senza te. Bene, abbiamo iniziato anche perché insieme alla Calabria positiva, insieme alle bellezze della Calabria, dobbiamo annunciare due cose importanti. Uno è quella che tra poco manderemo in onda un'anticipazione di quello che vedrete domani alle 14.30, un'esclusiva per Raggio di Sole, e quello che sta accadendo alla fondazione di Natuzza. Sapete, Natuzza, quello che c'è, questo contrasto tra la Chiesa e la fondazione, questo momento che avete bisogno anche voi di capire. Noi abbiamo intervistato il presidente della fondazione, il presidente Pasquale Anastasi, ma abbiamo intervistato anche un prete che vive da tantissimi anni, è stato accanto a Natuzza per tanti anni. Molti vogliono sapere cosa sta accadendo, e noi siamo andati in esclusiva per Raggio di Sole, per quanto riguarda la nostra emittente Calabria TV, il nostro gruppo. È importante capire cosa accade, quindi noi domani dalle 14.30 per l'intera puntata vedrete questo caso di Natuzza e del famoso turismo religioso, e poi lo replichiamo domenica alle ore 21. Questa sera invece la replica della puntata, anche perché di solito stiamo programmando anche, ma il tempo non ci ha concesso di programmare la diretta del venerdì sera anche all'esterno, per accompagnare le bellezze e le serate di luglio e di agosto. Prossimamente, quando entrerà il mese di luglio, quindi già dal lunedì primo, è il 2 luglio, domenica 1 luglio, e noi siamo sempre in giro al lavoro, cercheremo da venerdì prossimo probabilmente ad andare in diretta in esterna in collaborazione con i tecnici in studio, e cercheremo di raccontare qualche piazza calabrese e allora qualche bandiera blu. Andiamo in pubblicità, poi vi facciamo questa anticipazione di Natuzza, ma non solo. Seguitelo, perché è un'anticipazione della puntata di domani. Il pezzo, le polemiche, le critiche, le cose le sentirete domani, facciamo solo un'anticipazione. Poi siamo stati a Soverato. A Soverato, perla dello Ionio, siamo andati, non c'era nessuno, proprio veramente nessuno, e la cosa che mi ha colpito di un dato che alcuni amici, diciamo bagnini, ma anche titolari di Lido, hanno detto che il 95% delle presenze a Soverato è esclusivamente calabrese, in particolare della provincia di Catanzaro. Il 5% sono calabresi di ritorno di seconda o di terza generazione. Quindi significa che Soverato non fa turismo che raccoglie dall'Italia o dall'estero persone, perché non avendo forse neanche, non so se ci sono 150, 200 camere d'albergo, non ci arriva. Ecco, il problema di Soverato è che mancano le strutture alberghiere. Ce ne sono poche, quelle che ci sono di categorie inferiori a quello che probabilmente chiede la gente. Parlo di un 4 stelle serio, un 4 stelle importante. In questo momento probabilmente ci manca a Soverato, forse ce n'è uno, non ricordo bene. E allora, al di là di questo, pensare che ci sono paesi o città o paesi della Calabria come Cassano, allo Ionio o Sibari, che ci sono alcune strutture che insieme hanno 2-3 mila posti, oppure se pensiamo nel Pizzitano, in alcuni villaggi arrivano fino complessivamente a 5-6 mila posti solo pizzo, immaginate un po' qual è la sofferenza per la stessa Soverato. Ma la cosa grave che sta accadendo è un qualcosa che avviene ad un locale. Il locale si chiama il Miramare, noi abbiamo scoperto delle cose che abbiamo letto anche dalle cronache, una cosa gravissima, abbiamo interpellato le persone, sentiremo anche il titolare, il gestore, il signor Trimboli in diretta, credo che parlerà il figlio Roberto Trimboli, lo sentiremo dopo il servizio. Ma dovete non perdere questo servizio, che vi dà l'idea, il quadro spesso di un territorio che probabilmente è indietro nel tempo e che si deve organizzare meglio. Io dico,
Signori, non è possibile che dopo il 15 giugno, siamo al 29 di giugno, ancora c'è gente che si sta sistemando il lido, che sta sistemando le ultime cose. Siamo alla follia pura. Dopo la pubblicità si torna. Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è un'arte. Le Saie Ristorante è un punto di riferimento di eccellenza culinaria a Bagnara Calabra. Rocco Ianni, chef con ben 27 anni di esperienza nella ristorazione italiana, tra memoria e gusto prepara piatti tipici della cucina bagnarese, facendo gustare ancora i sapori della cucina tradizionale. Esprime la sua creatività attraverso piatti elaborati con grandissima sapienza, selezionando con cura le materie prime per garantire la massima qualità. Una cucina innovativa, capace di soddisfare chi è alla ricerca di sapori genuini dal gusto autentico. Ristorante Le Saie, solo per palati in cerca di emozioni. Ristorante Le Saie, Lungomare Filippo Turati 43 bis, Bagnara Calabra, Reggio Calabria. Info 340 30 42 728 www.lesaie.it. Viaggiare è come sognare. La differenza è che non tutti al risveglio ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. Vivi l'emozione di un viaggio da sogno firmato Easy Travel. Easy Travel propone una programmazione curata nei minimi particolari, offrendo un'ampia gamma di servizi, consulenza e preventivi di viaggio, biglietteria aerea e ferroviaria, organizzazione di gite, tour guidati, viaggi di istruzione, escursioni, crociere, viaggi di nozze, pacchetti turistici, biglietteria Ticket One e Viva Ticket. Easy Travel ti guiderà alla scoperta di luoghi affascinanti, orizzonti infiniti e tradizioni millenari per una vacanza all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione. Easy Travel, Corso Vittorio Emanuele II, Bagnara Calabra, Reggio Calabria. Info 371 32 79 655. Unieuro, la più grande catena di elettronica in Italia, è arrivata anche nel cuore di Bagnara Calabra, un progetto fatto di tradizione e tecnologia. La forza di un grande marchio si unisce all'esperienza di chi da sempre opera nel settore, con servizi e prodotti al miglior prezzo, per soddisfare qualsiasi esigenza. Approfitta delle offerte imperdibili con speciale volantino sotto costo. Tanti prodotti super scontati, dall'high-tech agli elettrodomestici, al meglio della telefonia. La tecnologia è stupore, emozione e condivisione. Un grande cuore batte forte, sempre. Unieuro Bagnara Calabra. Unieuro, via Antonio De Leo 6, Bagnara Calabra. Info 0966 37 27 14. Per i tuoi viaggi scegli starbus.it. L'esperienza maturata in questi anni ci permette di offrire il massimo in termini di affidabilità, sicurezza e qualità dei servizi. Starbus.it esaudisce ogni tua richiesta. Soluzioni rapide e personalizzate per raggiungere la meta desiderata grazie alle navette private.
Inoltre siamo in grado di offrire servizi di noleggio con conducente, con autisti altamente specializzati nel settore, con mezzi sempre aggiornati ed efficienti per garantire il massimo del comfort ai nostri passeggeri. Disponiamo anche del servizio navetta da e per Reggio Calabria Stazione Ferroviaria FS, Lamezia Terme Aeroporto, tutti i giorni. Per info e prenotazioni 0966 37 10 39 348 21 28 216 www.starbus.it. Starbus by Soldano. Viaggiare con stile. Rione Melarosa Parallela Decima 4, Bagnara Calabra, Reggio Calabria. Bene, mentre Bagnara Calabria ti aspetta, salutiamo tutti gli amici, quelli veramente c'è un grande affetto a Bagnara Calabria nei miei confronti, nel lavoro che stiamo facendo, sono tutti entusiasti. Pensate che gli imprenditori di Bagnara, al di là degli amici che hanno partecipato, stanno facendo a gara per capire come organizzarsi per entrare nei prossimi progetti. Grazie Enzo Calabro, veramente stupendo, ma la cosa straordinaria come hanno apprezzato tutti quanti, mi dice appunto, mi racconta appunto Enzo Calabro, che tantissime persone stanno andando da Enzo, da Rocco Ianni, Malox, lo chiamano Malox, Rocco Ianni, come si chiama? Poi c'è il dottor Piero Zoccari, poi abbiamo Soldano, tutti stanno andando da loro, gli stanno dando i grandi complimenti per il progetto e per la forza, pensate, dei privati che sponsorizzano la propria città. Bene, allora andiamo un attimo a parlare con... di un fatto che tanti vogliono capire cosa sta accadendo, tanti vogliono capire cosa sta avvenendo lì a Paravati. Ci siamo stati perché il presidente della fondazione di Natuzza ha voluto che Lino Polimeni, una delle poche voci secondo per come si racconta il territorio, che apprezza e che apprezza da anni perché conosce bene il nostro lavoro. Un'anticipazione della puntata intera che andrà in onda domani alle 14.30 e in replica domenica alle ore 21, non perdetela, è un'anticipazione. Poi passeremo a Soverato e altro, ci sono molte curiosità e c'è un attacco, c'è un problema serio di un lido e di tante famiglie, di tante persone che sono preoccupate. Diciamo Soverato, la parte del mare preoccupata per quello che sta accadendo al Miramare. A tra poco. Buon pomeriggio, perché oggi sono qua? Perché il presidente della fondazione oggi di Natuzza e il dottor Pasquale Anastasi, che io conosco come direttore generale del Dipartimento del Turismo della Regione Calabria, poi voglio capire come diventi presidente della fondazione, come lega il tuo nome alla fondazione di Natuzza, come si chiama intanto questa fondazione? Fondazione Cuore Immacolato Rifugio delle Anime. Bene. E poi è definita come Fondazione Natuzza, più conosciuta con questo nome. Abbiamo sottoscritto
numerosi soci l'adesione all'associazione, che poi si è trasformata nel 91 in fondazione voluta da lei, scritta da lei, cioè suggerita verbalmente, e poi fondata da un notaio, ed è nata questa grande fondazione, che all'inizio qui non c'era niente. Cosa c'era all'inizio? Un dirupo, e lei già sognava, vedeva come doveva nascere e la disegnava così come oggi la vediamo. È un'opera straordinaria, perché bisogna vederla all'interno. E la vedremo anche all'interno, perché ci andremo anche all'interno. Con i sacrifici dei soci fondatori, dei soci sostenitori, delle offerte dei fedeli, e poi sono stati fondati i cenacoli di preghiera, che sono migliaia di persone diffuse in tutto il mondo. Ad Adelaide, a Toronto, a New York, sono i cenacoli di preghiera che sostengono anche la fondazione. In Italia e moltissime nella nostra regione. La struttura, completata già da oltre 2 anni, aspetta solamente un gesto, che è quello della consacrazione della Chiesa, certo, che aspettiamo con ansia, lo aspettano i fedeli. In questo momento la Chiesa non può. La Chiesa è adesso una struttura privata. In questo caso è una struttura privata dove? Pronta, chiusa. Chiusa è noi, è tutta il popolo di Natuzza, aspettando la consacrazione per poter accedere e celebrare. Per le domande che si pongono tanti da casa, quindi tu sai che io sono sempre diretto, in questo momento la cassa della fondazione qual è? La cassa della fondazione. Noi ancora siamo sotto un mutuo, anzi 2 mutui che dobbiamo estinguere, e lo stiamo facendo con i sacrifici un po' di tutti. Ospitiamo anche 86 anziane. 86 nel tempo, oggi ce ne sono 12. Non riusciamo nemmeno a raggiungere il bilancio positivo con quella sulla casa degli anziani, ed è la fondazione che risponde, perché questa è un'opera di carità che ha voluto Natuzza. Ecco perché li chiamiamo ospiti. Sono ospiti della fondazione. Non è un centro d'anziano che deve guadagnare, un centro d'anziani che deve fare volontariato, che deve dare servizi a chi ne ha bisogno. Ma dentro la chiesa quanta gente ci entra, Pasquale? Ma lì dentro andranno almeno 3-4 mila persone. 3-4 mila persone? Sì, all'interno, la vedremo. L'orgoglio della fondazione. 100. Sono 100, Lino, sono proprio 100. E la signora, diciamo, è l'anello forse più importante, perché abbiamo avuto 86 ospiti dal 92 ad oggi nella fondazione. E vedere il sorriso della signora, a cui formuliamo gli auguri. Con un applauso allora. L'augurio di un secolo di vita a voi e a tutti i familiari, a nome di tutta la fondazione, dei soci, dei volontari, degli operatori che qui dentro ci sono, e speriamo ancora di avervi per tanti anni qua, signori. Quindi non vale più il detto 100 anni mai campati, di più adesso, cioè dobbiamo dire di più, quanti? Tanto non bisogna dire. È finito adesso il tempo, quindi libero. No, perché di solito quando si fa l'augurio 100 anni che tu possa vivere, per lei non vale più. Assolutamente. E queste sono, come ti dicevo prima, è un aspetto molto importante dell'opera che svolge. L'opera di quello che, se l'opera porta così, diciamo, i propri fedeli e li cura in questa maniera. Ecco, ma noi ci teniamo, perché sono tutti, e devo ringraziare anche gli operatori che all'interno svolgono, dal direttore del centro anziani a tutti gli operatori. Sì, sì. E quando vedo
Una signora di 100 anni che ti sorride in questo modo significa che qui non è un momento di ricovero, ma un momento di ospitalità, di amicizia. È a casa. È a casa. È di grande accoglienza. È a casa, è vero? E allora la cosa importante, se è a casa e sta bene, e credo anche la testimonianza di tutte queste persone, anche dei parenti che ci sono, vuol dire che tutto questo... 5 figli c'è la signora, sono 5 figli. Straordinaria, bellissima, guarda questo pavimento anche che accompagna, vero? Questo è un pavimento, si chiama Rosso di Francia, venato con che sembra acqua e sangue, proprio per richiamare il costato di Cristo da cui uscì sangue e acqua. I banchi, come vede, sono tutto il lavoro in legno, è stato realizzato in Perù dall'operazione Mato Grosso. Abbiamo voluto sostenere le missioni di poveri e condividere, come Natuzzi ci ha sempre insegnato, condividere la provvidenza con chi non ce l'ha. Sapere che c'è questa possibilità di poter celebrare le messe qui e tutto quello che accade intorno a questo desiderio, vedere nell'interezza, nella sua bellezza, perché pochi probabilmente hanno visto attraverso le immagini di una telecamera, di una televisione, ecco, questo è pronto? È pronto. Mancano piccolissimi dettagli, perché fermi per il fatto che non si sa quando inaugurare questa chiesa, però è un'opera che aspetta solo di essere vissuta. È imponente e rappresenta un po' tutto quello che ti dicevo, quel processo di spiritualità che Natuzza ha voluto, e nei dettagli è stata realizzata proprio secondo le indicazioni che lei ha lasciato. Natuzza ha visto tutta l'opera, non solo la chiesa, ma anche tutto quello che c'è intorno, 1944, 3 giorni dopo che lei si è sposata, perché Gesù, la Madonna e San Giovanni Battista l'hanno portata in un luogo dove tutto era pronto, e quindi ha visto la Cittadella di Maria, l'auditorium, il centro per la riabilitazione, i 19 casette per malati terminali, la Madonna le diceva tutti i nomi, la grande chiesa, il viale della salvezza, e lei ha descritto tutto quello che c'è all'interno di queste cappelle. L'unica cosa che non ci ha descritto è proprio questo mosaico, perché nel momento in cui noi dovevamo realizzare il fondo della chiesa, l'abside, e allora forse lì abbiamo avuto un'ispirazione che nasce da una... Ce lo vuole rappresentare. Che nasce da una emografia di Natuzza, la unica emografia filmata in diretta, 1948, l'Istituto Luce conserva questo filmato di meno di un minuto, in cui Natuzza restituisce un fazzoletto che ha messo in seno perché sudava sangue, e su questo fazzoletto viene fuori un grande portale con l'immagine di Gesù e della Madonna con 12 stelle, la porta del paradiso, e quindi noi abbiamo proprio... Da Dio siamo venuti, a Dio ritorniamo, per cui al centro c'è questa grande porta del paradiso con Gesù e la Madonna, e in alto l'immagine classica dell'agnello vittorioso, immolato e vittorioso, con Giovanni Battista da un lato e la Madonna dall'altro, le casette che richiamano la Gerusalemme celeste, quindi il paradiso, e in fondo invece il Cristo che porta la croce, accompagnato da un cireneo che vuole simbolicamente richiamare a Natuzza, perché è Gesù che ha detto a Natuzza: tu sei il mio cireneo, accompagnami a Calvario, ma è la croce di Cristo che è il ponte che lega la terra al cielo, e dall'altra parte sempre simbolicamente Natuzza, che ci indica la via del paradiso segnata di rose, di gigli, ed è anche incastonata in questa via, ci sono delle reliquie di santi, perché in questo cammino dalla terra al cielo siamo in compagnia dei santi. Il crocifisso invece è stato realizzato così come Natuzza l'ha voluto, è un crocifisso di un artista di Ortisei in legno, ed è il Cristo mentre prega il Padre ancora vivo sulla croce, e ha un particolare, ha un dente rotto, perché Natuzza ha raccontato che durante il viaggio al Calvario un soldato gli ha dato un pugno e gli ha rotto un dente, ed è il Cristo che prega.
prega. E lei amava questo crocifisso, perché dice il Cristo che continua a rivolgersi al Padre per noi. È immensa, usciamo dalla chiesa, è un altro corridoio. Questo è il corridoio che abbraccia l'aula principale, e intorno all'aula principale sono tre cappelle. Adesso la prima che noi incontriamo è la cappella dell'Eucarestia. Sulla porta abbiamo questo lavoro fatto in rame a sbaldo, sempre in Perù, che richiama proprio il Cristo che distribuisce l'Eucarestia e che invita venite ad me omnes, una delle espressioni che troviamo più ripetute sulle emografie di Natuzza. In questa cappella dell'Eucaristia sempre, Natuzza ha descritto, che ha raccontato quello che sempre lei ha visto in quel lontano 1944, che è la cappella dedicata all'Eucaristia, ma che richiama Fatima, perché ha detto in questa cappella ci sono i pastorelli di Fatima. E nella scultura che vediamo dietro l'altare, questa scultura sempre realizzata in Perù, e al centro c'è in alto il Cristo, che è una copia dell'originale che abbiamo visto nella Cappella del Redentore, e poi intorno abbiamo proprio l'esperienza di Fatima, la Madonna del Rosario che appare sul leccio, l'angelo del Portogallo che terrà in mano una lampada e i tre pastorelli. La cosa molto bella è che attrae immediatamente chi entra è il tabernacolo, che ha la forma del cuore che ruota, del sole che ruota, perché sappiamo che nell'ultima apparizione a Fatima del 13 ottobre 1917 il sole cominciò a ruotare e a pulsare. Ecco, il sole che ruota è Cristo, l'Eucaristia. Questa è la cappella dove un giorno sarà spostato il corpo di Natuzza. Questa è la tomba nuova. Quindi sarà messa qua Natuzza? Sì, sì. E qui ci troviamo adesso, seguendo sempre il corridoio, nella cappella della riconciliazione. Siamo nella cappella della riconciliazione. Anche qui Natuzza è quella che descrive e dice: in questa cappella c'è il crocifisso vivo, non morto, quasi volesse staccarsi dalla croce per accogliere il penitente, e ai suoi piedi San Tommaso d'Aquino. Dal lato opposto poi abbiamo inserito la pecorella smarrita, ferita, che richiama un po' la parabola di Gesù e del buon pastore. E questa cappella, ripeto, ai lati poi avrà i confessionali, sette confessionali a destra, sette confessionali a sinistra, e nell'anello abbiamo voluto inserire la frase che Gesù ha dettato a Natuzza: vi aspettavo, nel mio cuore c'è posto per tutti. Ai lati della cappella ci sono sette confessionali da un lato e sette confessionali dall'altra. I confessionali da questo lato è l'ingresso per entra il penitente, e dal lato opposto invece entra il sacerdote. Qui abbiamo, che cosa vediamo? Da qui abbiamo innanzitutto, nell'immediato abbiamo l'ultima stele del Viale della Salvezza. Credo che sia una cosa unica, Natuzza l'ha definita così, l'ha descritta così, il Viale della Salvezza. Sì. Il Viale della Salvezza che racconta la storia della salvezza attraverso 19 tappe. Sono delle sculture in travertino, realizzate anche queste in Perù. Io credo, Pasquale, un documento del genere, un racconto del genere non è stato mai fatto televisivamente. La descrizione nei particolari la poteva fare solo una persona come Padre Michele, che l'ha vissuta momento per momento nella costruzione. Non è un ospedale? No, è un centro sanitario di riabilitazione. E a fianco c'è l'auditorium. E di qui le famose villette che... Qui 19 casette, come Natuzza ha detto, e ha descritto 19 casette per malati terminali. Il grande dono che penso che abbiamo... Che sarebbe l'ultima opera. L'ultima opera. Questo sarebbe il progetto che è stato realizzato con Natuzza vivente. Lei ha descritto agli architetti e agli ingegneri come realizzarlo. È impensabile che nel 1944 Natuzza possa descrivere l'hospice di oggi. Cioè lei ha descritto nel 1944, ha visto quello che noi stiamo realizzando oggi. Ma l'ha visto e l'hanno scritto anche quello che lei voleva ricordare nel tempo? No, lei ha raccontato ha raccontato queste 19 casette descrivendolo come ognuno... Testimoni chi di tutto questo racconto? I fedeli? L'ha descritto a me,
E io l'ho trasmesso poi all'architetto e all'ingegnere, meno male era vivente Natuzza, e quindi con Natuzza stessa è stato realizzato proprio il progetto depositato al Genio Civile. Adesso bisogna riprenderlo, ma la cosa bellissima è che Natuzza ha potuto descrivere i locali dell'ospice, una stanza abbastanza grande che deve ospitare anche un secondo letto e il cucinino, soggiorno, terrazzino. Ha sempre detto: è la cosa più bella che farete. Siamo in un posto particolare ed è il primo posto che Natuzza ha desiderato, e questo Gesù con le braccia aperte che ci accoglie, e noi lo scopriamo salendo, perché è il posto in cui ci dà il benvenuto in questa villa della gioia. E la cosa bellissima è che Gesù ha voluto che Natuzza incidesse sulla pietra questo pensiero che nasce veramente dal cuore di Cristo: vi aspettavo, nel mio cuore c'è posto per tutti. Quest'opera, che è alla parete dell'auditorium, è un maiolicato realizzato in cotto da un artista, Yuri, e descrive un saluto, che è il saluto della Madonna e di Natuzza: benvenuti figli miei. E il manto di Natuzza vuole accogliere tutti i pellegrini, con Natuzza in prima fila che vuole condurli a Cristo, che si trova proprio nella statua, anche. No, anche la statua, però anche nel quadro, nell'immagine, in fondo c'è l'immagine della chiesa sulla porta, e disegnato l'immagine di Gesù che accoglie. E poi invece in basso, nel verde, abbiamo Natuzza con una statua in bronzo. Natuzza che tiene in braccio una bambina e un bambino invece ai suoi piedi, e Natuzza giovane vuole indicare la maternità, perché Natuzza è stata veramente mamma di 5 figli, ma ha avuto un dono straordinario, quello di essere mamma di tanti e tanti figli. La sua maternità universale credo che continua ancora oggi per essere mamma di tutti. Sola la Madonna e Gesù vi può dare la pace. Io la preghiera, ma la pace ve la dà la Madonna e Gesù. È la prima volta che ci occupiamo in qualche maniera, visto che parliamo sempre di mare, di spiaggia, di montagna, di vacanza, di un caso di turismo religioso. E il turismo religioso è legato a quello che è questa fondazione. E quindi in ogni caso domani alle 14.30 ci sarà la puntata completa, dall'inizio alla fine della trasmissione, domani 14.30 e domenica alle ore 21, in merito a quello che è il caso Natuzza, che sta scuotendo molti fedeli, in questo caso legati alla chiesa bellissima che avete visto nelle immagini. È normale che abbiamo estrapolato dall'intera puntata che vedrete domani in esclusiva per Raggio di Sole alle 14.30 e domenica alle ore 21 su Calabria TV canale 15, e anche in merito alla puntata su Matrix TV Piemonte canale 71, una bellissima occasione anche per i fedeli in Piemonte che seguono Natuzza. Andiamo in pubblicità e poi torneremo di nuovo per raccontare un pezzo, una storia legata alla perla dello Ionio Soverato, che credo che in qualche maniera il comune, il sindaco, coloro che vivono questa realtà devono capire cosa vogliono fare. Grazie, a tra poco. Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Freeze! Yogurt Moment! Vecchio amaro del capo. Il nostro amaro italiano. Finalmente è arrivata a Cosenza la mostra che ha emozionato il mondo. Van Gogh Live The Experience. Una mostra multimediale dove il visitatore sarà trasportato in un viaggio virtuale che prende vita attraverso musiche e immagini proiettate su ogni semplice superficie dell'intera area espositiva, alla scoperta delle opere della vita del pittore olandese che ha rivoluzionato la storia dell'arte, Vincent van Gogh. Un allestimento innovativo, emozionante e suggestivo
in grado di attirare l'attenzione anche dei più piccoli. Un'esperienza unica ed affascinante nel suo genere. Sarà come entrare nell'anima di Van Gogh. Un nuovo modo di vivere e conoscere l'arte. Van Gogh Live The Experience. Fino al 15 settembre 2018, presso Museo Multimediale Città di Cosenza, Piazza Bilotti. Info 0984 17 81 861. www.museomultimedialecittadicosenza.it. Magna Grecia Film Festival 15ª edizione. Dal 28 luglio al 4 agosto, Festival delle Opere Prime. Catanzaro, Area Porto. Direzione artistica Gianvito Casadonte. Lasciati sedurre dalla storia. San Giovanni in fiore. Un immenso paradiso ad oltre 1000 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, circondato da un passato ricco di significati. Visita l'Abbazia Florense, autentico tesoro di arte e di cultura, scrigno ed emblema di una tradizione spirituale e culturale, la cui nascita è legata alla straordinaria figura dell'abate Gioacchino da Fiore. Scopri il fascino dei suoi paesaggi per conoscere meglio le sue bellezze naturalistiche, parchi naturali ed incontaminati dove passeggiare, sciare e rilassarsi. San Giovanni in Fiore, capitale della Sila. Il comune di San Giovanni in Fiore in collaborazione con Panificio Fratelli Mancina. Dal 1962 sforniamo solo pane fresco ed artigianale, l'amico di tutti i giorni. Decor, le mani e l'arte. La pietra rivive in chiave moderna. Sila e Sila, fratelli Falcone. Salumi ricchi di storia, dal sapore unico. Vi aspettano a San Giovanni in Fiore per gli eventi estivi 2018. Per la cura dei tuoi occhi, scegli l'esperienza del Sacro Cuore, i Greco Ospedali Riuniti. Da più di 50 anni siamo specializzati nell'attività ambulatoriale diagnostica terapeutica e nell'attività chirurgica in regime di day hospital e di degenza con le più moderne tecnologie. Interventi di cataratta e retina senza lista d'attesa, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Siamo su Cosenza. Numero unico di prenotazione 0984 32 317. I Greco Ospedali Riuniti, il senso della salute. Ecco, questa mattina girando la puntata a Soverato, questo poco di abbronzatura, cioè in mezz'ora, un'ora che sono stato sotto il sole, mi sono abbronzato subito, perché molte persone che sono di carnagione bianca spesso per abbronzarsi un pochino devono stare 15 giorni sotto il sole, non proprio tutti i giorni, ma diciamo 2 ore al giorno per avere un po' di abbronzatura. Poi dipende anche dal tipo di carnagione che hai. Praticamente noi ci divertiamo facendo questo lavoro, probabilmente, essendo che io ho dedicato al sole una puntata, ho dedicato un programma al sole, quindi guardate, c'è il sole dovunque, e quindi baciato dal sole, mi premia, e questa è una cosa straordinaria. Volevo ricordare una cosa molto importante,
E tra poco vi mandiamo in onda, tanto per darvi l'idea, perché premiamo così i nostri clienti, i nostri sponsor, un'intervista di un imprenditore che per la prima volta fa pubblicità in televisione, ma è un'azienda importante che lavora in Calabria, in Italia e all'estero, fa un grande lavoro. Si chiama Salvatori SRL, il titolare è Massimiliano, insieme al papà. Avete modo di seguirla perché è una bella occasione, fa capire come le eccellenze calabresi, ma anche in qualche maniera la capacità che ci sono aziende che sono orgoglio calabrese. Grazie. Buon pomeriggio amici, a chi ci segue, non solo in Calabria, in Italia, all'estero, coloro che seguono Raggio di Sole, abbiamo il piacere, come sempre, di ringraziare le nostre aziende, coloro che sponsorizzano e sostengono i progetti di Lino Polimeni, da Articolo 21 a Raggio di Sole. L'azienda Salvatori è una grande realtà, quasi 70 anni di storia. Massimiliano Salvatori. Sì Lino, io sono la terza generazione di questa azienda è nata per opera di mio nonno circa 70 anni fa e oggi insomma... Una bella realtà. Sì. Diciamo nel sud Italia sicuramente. Questo è un orgoglio italiano. L'azienda Elen è il gruppo più grosso al mondo attualmente di produzione di teste di laser. Questa azienda è quotata in borsa e produce laser per tutti i settori. Ora, l'impiego di questa macchina è prevalentemente promiscuo per il mio settore, però questa azienda produce laser per il mondo dell'estetica, per il restauro e così via dicendo. Senti, praticamente viene programmato. Sì. Viene messa la scheda del progetto lì. Il progetto, poi viene programmata la macchina e vengono eseguite le lavorazioni, ovviamente. L'abbiamo molto sintetizzato, ma. Sì, e questo è un po' il sistema di lavoro. Riusciamo a riportare anche le fotografie su Plexiglass noi. Sì, assolutamente sì. C'è l'immagine, un volto. Diciamo la mia brutta faccia viene riportata sul volendo sì. L'abbiamo fatto proprio per la Guglielmo. Allora Lino, ti stavo... No, fammi capire un attimo perché me l'ha spiegato e ho detto no, lo voglio sapere, vai. Allora, in pratica questo è un episcopio. Sì. Spieghiamo a chi a casa... A cosa serve? Serve per ingrandire le immagini, cioè una volta non esisteva il computer per realizzare le insegne. Come o le insegne o le sagome, qualcosa legato alla sagomatura del materiale. Sì. Quindi veniva messo il disegno. Il disegno o il bigliettino da visita? Il bigliettino da visita, quello che è. Veniva messo a una certa distanza con la messa a fuoco... dell'episcopio, sì. Quindi veniva messa una carta al muro dove poi manualmente veniva ricalcato il disegno. Io ricordo che negli anni 70 vedevo che c'era ancora qualche segna così. Assolutamente sì, diciamo che sino agli anni 80, metà anni 80. Avendo, cioè, a 12, 13, 14 anni tu ricordi qualche insegna negli anni 70? Ma diciamo che mi divertivo pure io da piccolino a farlo, sì sì. Una sì. Macchina che hanno risale questa macchina? Agli anni di nonno, gli anni 50 praticamente. Ancora oggi è funzionante, c'è da dire che se l'attacchiamo alla spina funziona. Senti, intanto lavori non solo con la Calabria, so che hai impegni un po' dovunque. Sì, noi lavoriamo in tutta Italia, anche con grossi brand a livello nazionale, per cui insomma cerchiamo di difenderci in qualche modo. Ecco, cos'è intanto la professionalità, la correttezza, il lavoro certosino, anche la ricerca? Assolutamente sì Lino, quello che è stato diciamo il nostro paracadute negli anni è stato proprio il fatto di metterci la faccia su ogni lavoro, la qualità, la precisione, la correttezza e la trasparenza con i clienti, è quello che poi è il nostro maggior boomerang pubblicitario, il passaparola eccetera, tra i clienti stessi. Ecco, cosa vuole il cliente? Abbiamo visto per esempio tra i tuoi clienti, anche i nostri clienti, per esempio il grande lavoro e questa cosa che mi affascina della mano del capo che possono servire ghiacciato direttamente 10 clienti, no? Sì, noi facciamo tantissima consulenza e con l'amico Nuccio è stato creato questo gadget che serve per servire in una tavolata l'amaro a metro, quindi sotto queste barre
è riportata l'asta metrica e quindi uno beve l'amaro a metro. Ecco. C'è la pizza a metro, l'amaro al metro. Cioè in pratica la cosa straordinaria è che tu riesci a portare a una tavolata 10 amari del capo ghiacciati. 10, anche 20, perché quelle. Puoi portarne più di uno, perché anche un metro e mezzo, due metri, dipende quanto sono. Ovviamente questo diciamo nel caso specifico dell'azienda CAFO, ma noi facciamo tante cose per tante altre aziende dove facciamo tantissimo. Qual è la vostra forza? Il tipo di lavoro che svolgete da parte le insegne e tutto quello che stiamo vedendo nelle immagini? Allora, il nostro lavoro si divide essenzialmente in due parti, la comunicazione visiva e tutto quello che è legato al mondo della lavorazione della materia plastica, quindi serviamo musei, facciamo allestimenti, abbiamo fatto degli spot pubblicitari, strutture di ogni genere, scale, ringhiere, pensiline. Però devo dire una cosa, io ho ordinato per la scenografia di Articolo 21 un tavolo e il Legio è un'azienda importante che noi ringraziamo, però so che questa azienda poi si è rivolta a te perché siete dei professionisti a fare questo tavolo, questa scenografia, perché lavorate bene il plexiglass. Sì, esattamente, diciamo che c'è molta collaborazione tra di noi, sì, con diverse aziende. No, ma non era un fatto, è un fatto positivo, cioè voglio dire, io mi sono affidato a una grande azienda si affida anche a dei collaboratori o partner che riescono a interagire. Cerchiamo tra imprenditori di fare rete in un certo dicevo il fatto, dicevo il fatto positivo, ecco, per far capire che avevamo in città, qui nella zona di Caraffa, nella zona industriale di Catanzaro, tante belle realtà. Assolutamente sì, Lino, molte imprese in Calabria non si conoscono, ma ci sono tantissime belle realtà in tutto il territorio calabrese. Ecco, la cosa che mi ha colpito guardando le immagini, guardando il tuo storico, il tuo know-how, è anche il lavoro che fai nelle fiere. Sì, noi facciamo gli allestimenti, facciamo gli stand, facciamo espositori, facciamo i desk, qualsiasi cosa ci chiede il cliente. Delle grafiche, delle immagini nel corridoio. Dove... Sì, quella è una gigantografia di 20 metri per 2,40 metri, lì è stato un lavoro molto complicato, però alla fine ce l'abbiamo fatta, perché c'erano problematiche legate a degli spazi per i vigili del fuoco, siamo riusciti a contenere... Siamo andati anche per la protezione civile. Sì, sì, per chi ci chiama... Ho visto anche delle immagini, sì, sì, legate, sì. Un'azienda importante, papà oggi continua a seguirti o sei tu ormai? No, papà viene ogni tanto supervisione. Sì, a fare il supervisore, però ormai sono... Qui sono una segretaria bravissima, grande collaboratrice, ti lega... Tutto il nostro personale all'altezza, che ci mette il cuore quando fa i lavori. Credo che l'azienda è l'impresa, sono tutti questi dipendenti che lavorano e che grazie al lavoro che tu dai, perché attenzione, bisogna creare il lavoro, bisogna a prendere il lavoro e poi darlo a loro per realizzarlo. Certo. Ho visto le stampe, progettazioni, grafiche in 3D. Noi dalla progettazione al lavoro montato diamo il servizio chiave in mano. Beh, al cliente. Io intanto ti ringrazio intanto di aver scelto il progetto Raggio di Sole, una bella vetrina per la Calabria, chissà che grazie a Raggio di Sole qualche altro cliente che non sapeva. Speriamo. E questo è l'obiettivo, è vero? Ah, certo, assolutamente. Bene. Sì. Vuoi salutare i telespettatori? L'estate 2018, Conservatori SRL, Caraffa di Catanzaro, una grande realtà, un'eccellenza, veramente, guardate, uno lo dice perché sono sponsor, no. Chi conosce Lino Polimeni, chi conosce le nostre aziende, abbiamo clienti storici come Guglielmo, Amaro del Capo, Gruppo Semeraro, Gruppo Expert, tutti grossi, Expo Mobi, tutti clienti importanti di grande prestigio, e posso garantirvi che Salvatori è una grande realtà per la Calabria. Grazie. Grazie a te, Lino. Guardando le immagini di Salvatori, guardando questa impresa, io ci godevo come se l'azienda fosse mia. Allora, e questo deve essere l'obiettivo di tutti i calabresi che vedono una bella realtà calabrese, che funziona, che dà lavoro a 20, a 30 persone, all'indotto. Ecco, se ci fosse lo spirito in questo senso, a fare rete tutti quanti, ma perché al Nord Italia, nel Veneto, fanno rete, si danno una mano e qui probabilmente c'è la distruzione uno con l'altro, o probabilmente dei colleghi non si parlano neanche se sono nello stesso settore. E questa è la testa che deve cambiare. Io ho guardato, dice, ma l'hai guardato perché è tuo sponsor? Ti ha detto sì. No, ho guardato le immagini con grande piacere perché fiero di essere calabrese
e per chi ci segue in Italia e all'estero, ma nello stesso tempo fiero di avere un'azienda che lavora con questa professionalità, che lavora con questo amore, con questa passione da 70 anni. E signori, ma perché non ci dobbiamo vantare le belle realtà che abbiamo? Questo signore prende lavori in tutta Italia ed ha dei macchinari di ultima generazione. È forse una delle industrie calabrese più moderne sotto l'aspetto anche legato alla tecnologia. E questo lo spirito dei nostri progetti e della nostra trasmissione. Bene, torniamo in studio e andiamo in pubblicità, poi torniamo di nuovo perché abbiamo il servizio di Soverato, anche perché credo che siamo proprio ai limiti con i tempi. Questa sera questa puntata andrà in onda alle ore 21:30, quindi dalle 21:30 alle 23:30, venerdì 29. Buonasera, buona serata anche in prima serata. È un caso, abbiamo scelto anche la prima serata perché oggi non ci sono i campionati del mondo, quindi stasera niente partite, potete gustarvi la prima serata con Lino Polimeni. Domani invece in esclusiva per Raggio di Sole il caso Natuzza, la storia, la verità su quello che sta accadendo. Un'intera puntata dedicata a questa fondazione, dedicata a quello che hanno, gentilmente abbassate l'audio del mix regia, hanno realizzato qualcosa di straordinario, e tutti i soldi che hanno raccolto sono lì e avrete modo di vedere cosa è stato realizzato. È veramente di grandi artigiani, di grandi lavori, avrete modo di valutare attentamente cosa c'è lì a Paravati. E allora torniamo in studio. Pensate che ancora ci sono dei mutui che stanno pagando per pagare tutti i debiti contratti con le imprese, e grazie alle donazioni, sapevo, lo dirà poi anche lo stesso Presidente, una delle ultime donazioni è stata di 400.000 euro di una signora napoletana, di una campana, che ha donato alla Fondazione di Natuzza 400.000 euro. Bene, a parte questo, tutto registrato, tutti gli atti e tutto quello che accade, avrete modo di valutare e di sentire tutte le cose che abbiamo detto. Pubblicità e poi andiamo a Soverato. La nostra storia inizia nel 1951. Da oltre 60 anni operiamo nel settore delle insegne e della comunicazione visiva. Siamo in grado di offrire un servizio di qualità a 360 gradi. Abbiamo investito in tecnologia all'avanguardia, stravolgendo le modalità di produzione. Utilizziamo i migliori prodotti, curando i dettagli con grande precisione e professionalità. Trasformiamo i materiali plastici e metallici, oltre alle tante novità che il mercato offre. Inoltre, realizziamo allestimenti fieristici, museali, segnaletica, gadget e non solo. Tutto questo è possibile grazie a uno staff altamente qualificato, in grado di affrontare qualsiasi problema con rapidità e competenza. Oggi siamo tra le aziende più automatizzate e tecnologicamente avanzate del Sud Italia. Salvatori, la materia prende forma. Salvatori SRL, via Bari 19, Contrada Profeta, zona industriale Caraffa di Catanzaro. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto, il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante.
In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Ogni costruzione è un'opera d'arte che racconta una storia infinita, fatta di progetti. Edil Merici, 30 anni di attività ed una sola missione: fare dei tuoi spazi l'espressione dei tuoi sogni. La Edil Merici racchiude tutti i settori inerenti alla costruzione e ristrutturazione di opere pubbliche e private. Edil Merici segue l'opera in tutte le sue fasi, dalle fondamenta alle coperture, dai sistemi di isolamento agli impianti idraulici e termoidraulici. Nel nostro showroom troverai tutto ciò che ti serve: ceramiche, arredo bagno, pitture, infissi, riscaldamento ed una vasta esposizione di arredo esterno. Edil Merici offre consulenza pre e post vendita, progettazione 3D, servizio tintometrico computerizzato all'avanguardia in grado di creare una gamma di colori per ogni prodotto, dal legno al ferro. Un operatore qualificato sarà a tua disposizione in base alle tue necessità. Inoltre proponiamo finanziamenti personalizzati e soluzioni ottimali per ogni esigenza. I grandi successi si ottengono senza fretta e senza sosta. Edil Merici Big Mat. Edil Merici SRL, località Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. www.edilmerici.it. Rientriamo in studio, pensavo che lanciassero direttamente la regia il pezzo legato a Soverato. Ok, datemi l'ok quando è pronto perché siamo in tempo reale. Guardate, questo tipo di televisione è difficile farla, sfido chiunque, esci fuori, fai un servizio di un'ora, rientri, arrivi all'una in televisione, difficile che in tempo reale le maestranze, i tecnici ti montano il servizio. Possiamo andare? Grazie, vai, Soverato. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. 1887. Una data storica per questa città, una data storica per questo luogo. Una settimana di maltempo, una settimana di incertezze, una settimana di problemi. Per chi vive di turismo, vive
aspettando questi 3 mesi l'anno per avere anche un riscontro economico, ma non solo, anche il riscontro dei turisti che arrivano. Soverato negli anni 70, 80 arrivavano dal Lazio, dalla Lombardia, dal Veneto. Questa cosa che abbiamo detto negli anni abbiamo raccontato. 1887 per parlare da una spiaggia storica, perché siamo davanti al San Domenico. Però questa spiaggia, questo lido o questi lidi, quest'anno sembra che ci sia un problema nel contesto legato a Soverato. Lo storico Miramare, anche dalle cronache e dai giornali, risulta sotto sequestro, la parte dello stabile. Ma la cosa che preoccupa anche gli altri gestori dei lidi e che vorrebbero anche sequestrare i lidi, in questo caso il lido del Miramare, creando un vuoto, un buco, creando un problema anche all'immagine stessa della città. Questo, diciamo, è la preoccupazione dei gestori degli altri lidi, che non vedono la concorrenza in questa situazione, ma vedono un fatto negativo per l'immagine stessa della città. Una settimana, quella del 29 giugno, che ha visto non protagonista la Calabria per il maltempo e l'Italia, ma che vediamo anche questa spiaggia oggi con l'attesa dei 40 gradi di domenica, perché così si dice, e il vuoto di una città legata alla perla dello Ionio, che è Soverato, e che vede in questo momento un vuoto enorme di presenze e di prenotazioni, probabilmente, al di là di quelli che sono i posti alberghieri. Ma chiederemo anche, per capire meglio, ai bagnini, chiederemo ai titolari, vorremmo capire e vivere con attenzione quello che sta accadendo in questa città. A Rimini i protagonisti sono i bagnini, ha Soverato un po' di meno salvataggio, ma sei un bagnino. Sì. Stagione, prima stagione? Sì, prima stagione qui a Soverato al Lido San Domenico. Già avevi, hai questo patentino? Sì, ho esperienza altrove, però è il mio primo anno qui a Soverato, diciamo. Ho lavorato in altri posti della costa, Catanzaro, Copanello. Senti, ma cosa c'è? C'è poco ancora. Prima questa settimana, ultima settimana di giugno, quasi un default, ma maltempo, eccetera. Cosa sta accadendo? Questa cosa del Miramare che sta preoccupando tutti quanti, è così? Sì, è vero, purtroppo qui accanto. Hai parlato con gli altri bagnini? Sì, ancora sono, insomma, stanno cercando di sbloccare questa situazione che si è venuta a creare, però per adesso solo con gli ombrelloni non riescono a sbloccare altro, quindi sicuramente... Ma la preoccupazione invece degli altri titolari, che vogliono sequestrare anche il lido proprio dove sono gli ombrelloni, sarebbe una cosa grave per la stessa Soverato? Sì, sarebbe un duro colpo sicuramente per tutte le attività, perché qua campano tutti, insomma, vivono di questo, con i lidi. Esatto, sì, vivono di questo e quindi sono preoccupati, e poi comunque si conoscono tutti tra di loro, sicuramente sono dispiaciuti anche del fatto del Miramare che c'è questa situazione, cioè non è che sono felici. Contenti, felici che il Mari non lavora. È un problema per la stessa continuità dei lidi e dei locali, no? Vero, sì, è un problema di tutti, e proprio per l'immagine di Soverato, che comunque sembrava che un po' negli ultimi anni fosse che stesse riprendendosi un po' da degli anni un po' più negativi, ecco. Diciamo. Senti, chi gestisce questo momento? C'è un responsabile lì al Miramare in questo momento? Sì, penso di sì, comunque ci sono, potete chiedere ai bagnini là, c'è sempre un responsabile, non so chi troverete, però qualcuno c'è. Vediamo, avete capito qual è la situazione, adesso si prevede almeno da domenica i 40 gradi, così tutti stanno parlando di questo caldo che arriva al sud, ma in tutti i Italia africano, ecco, diciamo dal poco di giugno, anche perché giugno non si è lavorato per niente. No, perché c'è stato appunto questo maltempo, forse un po' qualcosina a maggio ci ha graziato che ha fatto qualche giornata di sole. A giugno zero, proprio zero. È stato brutto. Bene, diciamo che la stagione parte da domenica, allora? Speriamo. Da domenica 1 luglio. Sì, da questo fine settimana. Da questo fine settimana, vediamo cosa succede. Continuiamo ancora, musica, immagini, ricordando anche della stessa Soverato le immagini legate alla Madonna Mare, alla folla immensa che noi abbiamo nel repertorio. Sapete che Raggio di Sole da tanti anni che racconta questo territorio e ha reso popolarissima la Madonna Mare di Soverato. Grazie regia con le immagini. La vita è fatta di sale,
Il sole cuoce la testa, come le fantasie che bruciano, ma questo non è il Sud America. La spiaggia sembra affollata, in due in un metro quadrato, così rimango più attaccato a te, mentre la radio suona là per te, e la luna bussò per me. Ho messo in tasca una chitarra, il mare ed un falò, la voglia sale su di me come la neve al nord. Tu dopo cosa fai? Se vuoi ci amiamo. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare, ballare. Due labbra come un miraggio, il cuore batte e fa. Stelle marine che combattono, ma questo non è il Sud America. La meta non è importante, quello che conta è partire. 100 miglia per raggiungerti, 100 fitte nello stomaco, ma ne balza la pena. E diamo fuoco un'altra notte intorno ad un falò, la voglia sale su di me come la neve al nord. Tu dopo come stai? Se vuoi balliamo. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare, ballare. Quest'estate italiana, i selfie fanno da scena. Tu vuoi ballare sempre reggaeton, ma questo non è il Sud America. Ogni estate siamo sempre qua, corona, limone, tequila, boom boom. Bisogna perdersi e ballare, ballare, e ad occhi chiusi cantare, cantare. La notte non finisce mai, corona, limone, tequila, boom boom. Non aspettare sempre il sole, bisogna muoversi e ballare, ballare. Corona, limone, tequila, boom boom. Ballare, ballare, cantare, cantare. Corona, limone, tequila, boom boom. Il sole, ballare, ballare. Beh, diciamo che io ho capito che lei non è calabrese, però sì, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa me che la racconta un pochino la sua storia. Sì, allora io mi chiamo Carla innanzitutto. E Carla, né però Piemonte? Né di Torino. Ci stanno seguendo, sa perché? Sì. Perché noi siamo collegati anche con la regione Piemonte. Ah, bene, bene. Il canale 71, apparenti su? Allora, io sono nata a Torino e i miei genitori... Sono calabresi? Sono calabresi però di Reggio Calabria. Ah. E devo dire, e questa è una cosa un po' scandalosa, che è la prima volta che io vengo in Calabria. No. Sì. È una carambata. È la prima volta. È una carambata. È una carambata questa. Siccome io ho una cara amica che si è sposato con Gianni, che è di Soverato. Ciao Gianni! Ciao Gianni! E quest'anno mi ha invitata. E io sono qui, ho sua ospite, però... E si è resa conto della bellezza? No, è un mare che io non immaginavo un mare così bello, sono veramente sincera. Tant'è vero che mio marito, che è piemontese doc, quest'anno non è venuto perché lui non è tanto amante del mare, però io gli ho già trovato una soluzione. Una soluzione. Io un altro anno sarò di nuovo qua, porterò mio marito, abbiamo trovato, ho visto che ci sono degli alberghi carini, per non, e poi starò sempre con la mia amica, verrò ai bagni qui San Domenico. Bene. Perché sono stupendi. Sì, ma poi è storico questo, ma io non so 1887. Senta, signora, mi dica una cosa, visto che ci stanno seguendo in tutto il Piemonte, va. Sì. La regione Piemonte ha quasi 6 milioni di abitanti. Sì. Ecco, ultimamente avevo visitato Torino, sì, però ho visto che la paura, il terrore che prende ancora
di nuovo, si era, aveva alzato un po' la testa con le Olimpiadi, sì. Sì. Adesso c'è di nuovo un calo, è vero così? Ma allora, questo non è vero, perché comunque sono sempre un po' leggende metropolitane legate magari, che ne so, al passato, a come era Torino una volta, ma non è assolutamente così. E beh, logicamente, se viene, uno va in un momento che è brutto, vedi tutto brutto. Io sono arrivata 4 giorni fa, pioveva, è la miseria. Ho scoperto un mondo. No, Torino è una città piena di... Quanti abitanti fa Torino? E fa 2 milioni di abitanti. 2 milioni, tutta la regione 6. Senta, Canale 71 così avvisa suo marito? Sì. Lo avvisa oggi? Sì, lo posso avvisare. Sì, Canale 71, si guarda che mi hanno intervistato, siccome siamo in onda anche in Piemonte, quindi al di là del Canale 15 di Calabria TV, che è la regione Calabria dove trasmettiamo il Canale 15, abbiamo quest'anno creato, stiamo legando tante regioni d'Italia. Lei lo sa che il Piemonte è la seconda Calabria? Lo so. Beh, i suoi genitori? Come no, lo so e come, quella è la seconda Calabria di sicuro, però le cose succedono così nella vita. Adesso penso che da quest'anno verrò almeno una settimana tutti gli anni qua in Calabria. La ricchezza di un tempo della Fiat non è più così Torino? Disoccupazione, i problemi ci sono. Beh, quelli sono i problemi che ci sono in tutta Italia, però no, Torino vive anche molto sul turismo, come sappiamo tutti, certo. C'è il Museo Egizio, c'è il Museo del Cinema, ci sono tante cose belle da vedere. Invito i calabresi a venire a Torino. Perché però adesso inviti i calabresi, oppure quelli di terza generazione o seconda generazione, certo. Di venire in vacanza in Calabria, venite qua che la terra è buona. Non sai parlare. No, non so parlare. Senti, figli? Sì, ho una ragazza di 20 anni. Dove che vive? Vive a Londra, studia a Londra. E anche lei non è mai venuta in Calabria, speriamo un altro anno di riuscire a portarla. Ma adesso è a Londra in questo momento, ci può seguire attraverso lo streaming www.calabriatv.it, clicca web tv, ci segue oggi. Bene. Allora, io intanto sono Lino Polimeri, è stato un piacere. Piacere mio. Trovata finalmente, grazie, per la prima volta in Calabria. Sì, certo. Ma i suoi genitori cosa le dicevano della Calabria? Niente, innamorati della Calabria, però poi come sempre, non avendo più parenti, si è un po' persa, anche perché i fratelli di mia mamma sono andati in Australia, quindi si è un po' persa la... Un mondo di emigrati, eh? Eh sì, un mondo di emigrati. Che contesta l'immigrazione, quello che succede, certo, però con una differenza, che quando si spostavano i calabresi in Italia e nel mondo dovevano rispettare le regole, certo, e stare con due piedi in una scarpa, come si dice. Accettiamo tutti, ma bisogna accettare le regole. Le regole del paese. Un mondo senza regole va allo sfascio, quindi è anche un fatto di buon senso. Bene, guardi, io ho segnato, vengo un altro anno, ci rivediamo. Sì, ci rivediamo, qui troverete questi bagni, questo ombrellone, sì, perché loro sono 50 anni che hanno l'ombrellone qua, per benissimo. Cui come si chiama Carlo, come si chiama di cognome? Carla Pronesti. Lei, l'amico che l'ha ospitata, l'amica? Si chiama Anna Marascio. E il marito Gianni Marascio. Ciao Marascio, ciao Gianni, ciao a tutti, grazie. Avete fatto bene a far arrivare gli amici, così la prossima occasione ritorneranno per fare la casa. Però nel frattempo le faccio vedere quando Soverato d'estate è in piena forma nel mese d'agosto. Sì. Guardi che immagini le mando, perché la regia ha trovato qualcosa di repertorio. Bene. Un po' d'estate, un po' di movimento, tanta folla. Vai! Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone è prima da 3 settimane. 3 settimane da raccontare agli amici tornando dal mare. Ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego,
ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo e ancora non ti ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più. Tu sei andata a piangere in cabina, ma non aver paura non è soltanto un'avventura. Ti prego adesso apri per favore e asciugati che prendi il raffreddore, ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane. 3 settimane da raccontare, un'estate, un dolcissimo amore, tu t'avvicini e mi abbracci, tu piangi e sorridi, e mai perdonato già. Il sole si nasconde dietro il molo, la luna fa una virgola nel cielo, e noi viviamo la nostra canzone che non finirà. E noi viviamo la nostra canzone che non finirà. Lei vacanziere qui da sempre? Io abito lì di fronte. Camillo, vieni, vieni Camillo. Ecco, Camillo è responsabile. Ciao Camillo, Lino Polimeni. Ciao Camillo. Buongiorno, buongiorno. Senti, siamo preoccupati perché lo dico davanti a un signore che viene da tanti anni. Antonio Manno, sì, sì, di fronte. E quanto tempo che viene qua? Da 30 anni. 30 anni, quindi anche sto parlando con un signore storico, se si gira lo facciamo vedere, e Camillo che gestisce in qualche maniera, io Trimboli è il titolare. Signor Trimboli, ragioniere Trimboli, che noi siamo qui per darvi una mano eventualmente, perché sta accadendo questa cosa dei giornali che abbiamo scoperto di questo sequestro, ma rischiate di chiudere gli ombrelloni. Assolutamente. Ma cosa sta accadendo? Il problema è col comune, problemi col canone demaniale che vanta secondo il comune? Secondo il comune, insomma, degli arretrati, che questo insomma è tutto da vedere. Sì, però al di là di questo, che non mettiamo in discussione quelle che sono le carte e che poi gli avvocati, coloro che tutelano il Miramare e tutelano tutti quanti, lo verificheremo in corso. Ma la cosa grave per la città stessa è se dovesse accadere una cosa di questa. Io poco fa ho sentito quelli del San Domenico e ho detto siamo preoccupati, perché preoccupati inteso che noi vogliamo che si vada avanti e che si continui con la concorrenza reale, bellissima, perché un vuoto del genere crea danni all'immagine stessa della città. Assolutamente, hanno già fatto un danno di immagine. Scrivendo i giornali? Assolutamente, la gente sta vivendo questo momento con ansia, perché non sappiamo appunto che fine andremo a fare. Quindi stiamo aspettando. Quattro famiglie vivono con questo lido. Assolutamente, noi abbiamo circa 200 famiglie, quindi nessuno sa dove potrebbe andare se dovessimo chiudere, quindi stiamo aspettando comunque i giudici per la sospensiva e poi comunque si vedrà dopo. Intanto lo stabile è sequestrato, giusto? Diciamo che è chiuso, sì. I giornali portavano sequestrato? Non è sequestrato, è chiuso, perché insomma ci sono altri problemi con la gestione. Ma io credo che posso dire una cosa, ma la dico da imprenditore, la dico da anni che seguo, amo questa città, perché negli anni abbiamo fatto cose meravigliose. Ma è possibile che le gestioni, una gestione di un locale così storico, non siano capaci di fare business, di fare quello che avviene in tante realtà d'Italia e del sud Italia? Ma è possibile mai che si arranca sempre? Purtroppo sì, ogni volta. Non è fortunata la gestione di questo locale? Non lo so se è una questione di fortuna o di capacità, quindi questo non sta a me giudicare. Purtroppo... È possibile anche la stagione breve crea danni e non gli incassi sono limitati? Questo sicuramente. 2 mesi l'anno non è che può mantenere. Ma come infatti la richiesta del comune per 2 mesi all'anno è assolutamente improponibile. Qua parliamo di cifre che non stanno né in cielo né in terra. Cosa chiedono?
quasi, parla di quasi 90.000 euro all'anno di canone demaniale. Il comune vuole 90.000 euro di canone demaniale che pagate voi, che paga il San Domenico. No, gli altri pagano assolutamente molto di meno. E perché voi di più? Per lo stabile forse. Per lo stabile è stato incamerato dallo Stato, quindi si usano altre tipologie di tabelle per fare i calcoli. Quindi un esempio, San Domenico 30.000, voi 90.000 perché magari c'è... 30.000, molto di meno. Ah. Quindi c'è una differenza. Ma non li incassate a 90.000 euro? Assolutamente, magari. No, dico, non li... volentieri. Cioè, volentieri. Non li incassate, no, perché è una cifra in due mesi, 90.000 diviso 45.000 di utile, se è un po' difficile. Senta, la sua storia raccontando la città di Soverate, raccontando il Miramare. Quindi lei ricorda 30 anni fa i momenti belli dei grandi artisti. Ricordo le vecchie gestioni. Cosa ricorda? Mi ricorda qualcosa? Oh, ricordo le serate anche qui con le signore anche in abito da sera. Ricorda le vecchie gestioni anche del Miramare quando veniva gestito nel complesso. Ma lei vive in Calabria? Io abito di fronte. Ah, senta, quindi faceva un po' il playboy lei in quegli anni? No, io ero già sposato, ho una figlia, quella è la mia figlia, con un nipotino, quest'anno c'ho quindi fai il nonno, non ho detto, quindi, bene. A maggior ragione oggi vivo questo disagio perché non sappiamo dove andiamo a finire al 27 di luglio. Cosa che dispiace molto. No, siamo al 29 di giugno adesso. Sì, ma al 27 di luglio, vuol dire, c'è questa preoccupazione. La data è il 27 luglio? Sì, ultima, 26 luglio. Cioè, il 26 luglio potrebbe arrivare la Capitaneria di Porto? Stamattina è scritto sui giornali che arriveranno con le forze dell'ordine se non verranno sgombrati gli ombrelli. Arriviamo anche noi il 27 mattina. Speriamo di no. Un attimo. Cioè, un attimo. Veniamo per tutelare, inteso non per fare clamore. No, ma dico, speriamo di non arrivare. Speriamo che non si arrivi a questa data. E arriviamo invece per dire, bene, è stata arrivata la stagione, la facciamo. Almeno questa sì, poi si vedrà. Allora, il buon senso. Però, Sazio Polimeni, cosa dispiace? Che si poteva fare un'azione di questo genere o prima o dopo la stagione. Sono d'accordo con lei. Per non mettere a disagio non solo noi che veniamo qui da 30 anni, ma anche gente che viene da fuori. Insomma, sono tantissime famiglie che sono qui. Allora, io chiedo. Anche l'immagine, come ha detto della lei, città, della città. Città. Io chiedo ai magistrati, ma è una cosa di buon senso che spesso accade, di spostare a fine settembre. Sì, fine settembre, poi insomma poi si vedrà. Si vedranno chi ha ragione e chi ha torto, perché creare intanto ai signori magistrati e al comune quattro famiglie che vivono con questo lido, che andranno in mezzo a una strada, dico tra virgolette in mezzo a una strada. Poi ci sono 200 famiglie che utilizzano questi ombrelloni, le tasse vanno pagate, le leggi vanno rispettate, ma vanno rispettate in virtù anche adeguate a quelle che sono esatto i termini e l'economia. Bisogna fare anche un fatto di economia, cioè creare un discorso analitico e capire se realmente questo lido può incassare 90.000 solo di canone, e qui basta fare due conti. Appunto, assolutamente. Per rendersi conto le difficoltà che ci sono. Ci sono le carte che lo dimostrano, insomma, quanto si riesce a ricavare da una stagione di 3 mesi, quindi quello che stanno chiedendo è improponibile. Ma lei hanno parlato Trimboli col sindaco? Assolutamente no. Cosa dice il sindaco? Niente, non dice assolutamente nulla. Questo ragazzo giovane sindaco pensa che vuole fare un danno del genere alla città? No, questo non lo voglio. Non credo. No. Non voglio credere. No, neanche noi. Però per il momento siamo in questa situazione, quindi. Bene, e allora noi siamo a disposizione per darvi una mano e per dire no alla chiusura, ma aspettiamo fine stagione e poi sistemiamo le carte con gli avvocati, con le tasse, con l'agenzia delle entrate, con tutto quello che... Assolutamente sì. Ecco, diamo il tempo a Trimboli di far capire anche all'informazione, alla comunicazione, Raggio di Sole, essendo un programma storico che tutti conoscono e sapete quante cose abbiamo fatto su Soverato, è giusto. Quindi ricordava un artista degli anni... No, questa non mi ricordo, però mi ricordo delle bellissime serate, quella rotonda col pergolato. Quindi una rotonda sul mare. Era molto bella. Noi abbiamo come sigla una rotonda sul mare cantata da Alex Polimeni. Me la ricordo. Ma una rotonda sul mare. Senta, Camillo, lei ricorda che hanno raccontato i vecchi... Cosa ricorda di grandi artisti che ha avuto questo... Beh, ce ne sono stati tanti, adesso non li ricordo così. Una in particolare? Non so, Peppino Di Capri, Gianni Morandi, ce ne sono stati tanti. Assolutamente. Ma sempre Trimboli è stato il titolare? No, sempre Trimboli, ci sono state, insomma, varie gestioni. Adesso lui, ma in questo caso è il proprietario o il gestore? Il gestore, diciamo, non ha la proprietà. La proprietà è di chi è? È dello Stato, insomma. Della spiaggia, parlavo della... Tutta la struttura ha in gestione. Compreso anche lo stabile dello Stato. Ha solo ceduto un ramo di azienda negli ultimi anni. Allora, qui dal Miramare, vedete che la gente è preoccupata. Il Bagnino come si chiama? Pietro. Pietro, scusi, signor Bagnino.
Venga, venga, signor Pagnino. Quanti anni che Pagnino è qua lui? Io o lui? Lui quest'anno, è il primo anno. Primo anno? Senta, quindi diciamo lei era già Pagnino, diciamo... Al GMB, a San Sostene Marina. Ah bene, diciamo che è famoso già nell'ambito dei... Famoso no, sono un normale Pagnino. Cioè, cosa fa lei come Pagnino, mi scusi? Io? No, guardo le persone che si fanno il bagno. E li guarda, diciamo... E gli dico... Di non affogare tranquillamente, no? Sì. Soprattutto di saper nuotare. Se mi metto i braccioli e poi li salvo, no? Ah, se li metterei i braccioli? Certo, mi metto io i braccioli e poi li salvo. No? Tu sei Pagnino pure? Sì, anch'io. Senti, avete un patentino per fare? Assolutamente sì, ci vuole un brevetto. Un sì. Brevetto legato? Di salvataggio. Di salvataggio. Di salvataggio. Ecco, anche su quello che interventi. Mi dicevano che forse c'è anche... defibrillatore? C'è? Sì, sì, sì. Ce l'avete tutti lì o uno? Uno per tutti? Uno per tutti, sì. E dove è depositato questo? Di solito ne ha uno il San Domenico e uno il Sala Padù, Dry. Diciamo, c'è anche questo intervento dove siete tutti a conoscenza? Assolutamente sì. Senti, negli anni, quanti anni che sei qua tu? È quasi 20. 20 anni. Qual è il salvataggio o un qualcosa che ti è rimasto impresso? Salvataggi, ringraziando al cielo, nessuno. Beh, perché invece... difficilmente la gente si allontana oltre la coda delle acque sicure, è abbastanza prudente. Invece qualcosa che ricordi con particolarità, qualche cosa che ti è rimasto impresso in questi 20 anni? Dico la verità, adesso sul momento non mi viene nulla. Qualche famiglia, qualche... Diciamo l'assistente è sempre stato un'altra persona, non sono... Senti, stato ma i 20 anni solo calabresi, ma anche gente che arrivava da fuori? No, no, solo calabresi, la maggior... 90... Senti, ma quindi quelli degli anni 70 e 60 che venivano dalla Lombardia, Piemonte, no, li abbiamo persi tutti? Assolutamente, sono tutti... No, 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 parlo dei veri turisti. No, no, turisti qui, assolutamente. Quindi Soverato non ha turisti? No, 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 no. Sono tutti del 95% del posto e il 5% di sempre calabresi che sono allora, fuori. 95% calabresi che vengono qui in vacanza, il 5% sono calabresi che ritornano come la signora che abbiamo incontrato a San Domenico, che i genitori erano calabresi. Emigrati di ritorno, quelli che in qualche maniera che fanno le vacanze in tutta Italia ogni tanto scelgono anche di venire in Calabria. Beh, la cosa che mi colpisce è vedere che tutti gli arredi, comprese quelle poltrone e quelle che sono anche che sono costate, tutto l'inverno fuori sono state. Tutto l'inverno fuori, sì, assolutamente. Noi non possiamo entrare perché, all'interno, perché ancora è in gestione all'altra società. Qual è la società che gestiva? Q-Service. Q-Service. QM Service. E quindi in pratica... Hanno lasciato tutto fuori, ma con la cosa che si sta rovinando ormai, tutto. Ormai si sono rovinati, sì. Cioè, quello da buttare. Assolutamente. Quindi tutto ha chiuso la struttura e poi invece dall'altra parte hanno aperto un altro lido nuovo adesso, Lazzarella. Lazzarella, sì. Lazzarella che... Collega e amico. Collega e amico che sono la famiglia, il famoso Pompeo conosciuto, ma diciamo che Lazzarella era la barca del padre pescatore, o no? Sì, sì, era la barca del padre. Hanno ripreso il nome della... Una striscia piccolina. Che però diciamo di rispetto, che questa qui, hanno creato il lido. Pompeo! Bene, invece qui siamo in un lido che da quest'anno prende piede, con i problemi che vive il Miramare, che abbiamo parlato con Camilla e gli altri, tutti dispiaciuti, compreso quelli di San Domenico. Invece tra il Miramare e il Sombrero rinasce questo lido storico che Lazzarella. Sì, Lazzarella. Ma senti, noi avevamo un pezzo che abbiamo mandato qualche anno, era quando abbiamo mandato la barca con la canzone Lazzarella, che con Madonna a mare sono tre anni fa, quattro anni fa. Sì, ma Lazzarella c'è una storia. Tutti sono cresciuti con Lazzarella. Perché? Perché era l'unica barca che c'era, che mio padre faceva il bagnino da... Ma faceva il bagnino, non il pescatore. Lui, siccome mio padre è un po' avanti nelle cose, faceva il pescatore, però andare a pesca non è che gli piaceva tanto. Gli piaceva fare bagnino, affittava le barche, e praticamente faceva sci nautico, faceva tutto quello che doveva fare. Andiamo a vedere la Lazzarella. E viene qua la Lazzarella. La Lazzarella gomma, sì, tu non mi pensa proprio a me. E ride per mo' fa capito, per da tempo a piessa a te. Stai ridendo, adesso devi venire tu con la telecamera accesa. Lo prendete per favore. Antonio, fermati. Prende. Con la tele è accesa? Te la prendo io. Vai, vai, seguo io, vai. Una follia. Attenzione. Piano.
Piano. Allora, no, tu c'è, lui là. Ok, io qua. Ok. Mo bene uno studente, non sa scuola do Gesù, che va sempre ci stretto, la camicetta a fiore blu, che piglia quattro schiaffe tutte foto che papà, che trova un biglietto, la descrive chi non l'ha, Lazzarella. Ma Lazzarella come si, ci sei caduto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu mi dici no, una sera tu mi dici ma se non passa di ora, fai segni sì senza parlare. Ah, Lazzarella, o tempo come vola, mo ti trovo te marina chi ne la... Bene, siamo, vado un attimo, stiamo un attimo passando qui con questa barca storica di Soverato. Perché storica? È storica, è una delle prime barche. Una delle prime barche che aveva papà? Che aveva il nonno. Stiamo parlando, sì. Di quanti anni fa? 70-80 anni fa. 80 anni fa, attento, bambino. Bene, vedete che... Ma qua quanto sole hai preso? Guarda, è nero completamente. Ciao. Allora, e dicevo che... E la prima barca? Tassì. Perché la prima barca tassì? Si portava le persone a mare a fare una gita. Questa è la prima barca tassì, pensate, amici in Italia all'estero, questa è la prima barca tassì che si portava a mare. Ecco, è una cosa attenzione, è una cosa. Siediti, guarda, che è meglio. È una cosa importante che stai dicendo. Certo. E cosa si pagava all'epoca? Si pagavano 50 lire all'ora. 50 lire l'ora? Allora. E dove li portava? Praticamente sulla costa, Soverato. Sì. Noi oggi abbiamo deciso di viverla più in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, la Madonna. È la cosa migliore, stare in mezzo alla gente è la cosa migliore. Ogni volta sul motoscafo, sulla barca. Questa è la realtà. Questa è la realtà. In mezzo alla gente, perché si copre la signora? Ha paura? È il sole, ma quale sole? Non c'è il sole. Non c'è la cusura. Bene, vedete che qui abbiamo questo lido storico del 1800, del 1872 o 75. E passa. E passa, eh. Bene, bene, bene. Guarda, guarda Franco Vitale, guarda. Avvicinati Franco, vieni. Vai di là, vai là, vai là. L'amore non te fa mangiare, te fa soffrire, fa... Franco, avvicinati, ma ti ho cercato prima, dove eri? Franco, siete amici con Passafaro? Sei amico con Passafaro? Ma no, perché se no non mi avvicino. Ha fatto il bagnino qua, 10 anni. Ha fatto il bagnino! Ecco, avete questa striscia, quanti ombrelloni? Questa qui è una striscia che noi ci stanno restringendo sempre di più. Noi cerchiamo di fare le cose come, se, come la legge prevede, però se tu dai un'occhiata già ti accorgi che non può andare bene così. Non può andare. Vedi come vanno tutto a stringere. Ah, stringere così. Beh, diciamo che adesso avete preso. C'è un sopralluogo in questo momento. No, adesso sì. Sei venuto in un momento. Che c'è un sopralluogo. Mi fa piacere. Non è che ci, ti no, ho ma neanche io. No. Ma manco io sono. No, sono. No, no, assolutamente perché abbiamo raccontato. Come facendo perché abbiamo chiesto di fare un sopralluogo per vedere se noi. Quello che ci aspetta. Quello che è vostro. Che è vostro. Lo prendiamo, se no ce ne andiamo. Benissimo, no, intanto avete fatto un investimento quest'anno. Ah, parecchio, ecco, investimento. Avete creato la cabina, il bar, sì, tutto. Vi faccio una premessa, io soltanto mi sono messo per una questione affettiva. Affettiva legata a papà? Ecco, legata a mio padre, legato a tanto. Allora, quanti ombrelloni abbiamo detto, scusami? Adesso sono 35. 35 ombrelloni? Come sono messo. Vabbè, adesso fate il sopralluogo perché il demanio mi ha gestito dal comune. Sì. Gestito dal comune, verifica il comune. E lì avete le cabine per cambiarsi, avete il bar. Sei cabine, poi ci hanno permesso di fare il bar. Cerchiamo di fare le cose. Siamo tra la struttura, vedete la struttura del Miramare sotto sequestro che abbiamo discusso, che il danno è enorme. No, però è un danno. Bisogna dire la verità. Sì, abbiamo chiesto. Noi ci troviamo in difficoltà. Ma immagina che il 25 e il 27 ci sarà la sentenza. Devo dire la verità. Abbiamo detto a chi in questo momento fate fine la stagione al Miramare.
per gli ombrelloni, perché sarebbe un danno enorme per tutta la spiaggia, perché un buco con 200 famiglie che vanno via diventa un problema. Penso che lo risolveranno. E io credo che lo risolveranno. Benissimo, allora noi contiamo, intanto qui siamo a Lido Lazzarella, che da quest'anno è accanto al Miramare e al Sombrero, al centro. Allora il primo Lido, diciamo, Lidi sono tanti anche dopo il... È una concezione che abbiamo forse parecchio, da parecchio. Da sempre. Prima, sì, da sempre. Prima di tutti i Lidi, perché mio padre aveva le barche qui. Ma prima del San Domenico no, però? 1800... 1885? No, mio padre faceva il pescatore praticamente. Diciamo negli anni 50-60. Sì, sì. Perfetto, sì, grazie. Continuiamo ancora, vediamo cosa accade in questa città, quest'oggi, dove veramente non pensavamo di trovare situazioni strane, invece abbiamo trovato molte difficoltà. Un Miramare che ha difficoltà per il sequestro anche degli ombrelloni, Lazzarella che vive in tensione. Noi confidiamo al comune, abbiamo un sindaco che... lo sanno tutti ormai. Quindi abbiamo un sindaco, abbiamo spero sindaco. Che non faccia chiudere il Miramare. A noi il sindaco per noi, io ho aperto proprio quest'anno, perché avevamo una giunta che... Ha messo nelle condizioni di aprire. Quindi non può far aprire Lazzarella e far chiudere il Miramare per un problema economico. No, scusami. Ti immagini. No, immagini tu, no. Ok, allora, Lazzarella apre, non vorremmo che chiudesse il Miramare, perché Lazzarella ha 35 ombrelloni, il Miramare dall'altra parte storico ha 200 famiglie che attendono insieme alle 4 famiglie che vivono. Si continua. È una favola. Sì, sì. Aspetta. No. Ah, c'è il calcio? Dov'è il calcio? Aprite. Vieni qua, Dario. Fabio. Da dove? Dario, da qua dove sei? Cazzo. Scusa. Non è che mi sta riprendendo, sì. Fabio, sì, sì, vieni qua. Allino che aiuta. No. Aspetta. Capite un attimo, per aprire la stagione 2018 cosa devo fare? Apposta, abbiamo agganciato. Bene, abbiamo quest'altro. Dai che il tempo arriva, 40 gradi ci sono. Domenica 40 gradi, aprite tutto. Ah, ma è bello, eh. Bello. E questo sarà il nuovo bar della Lazzarella? Sì. Ancora non è attivo però, eh. No. Ancora no. Che mettiamo, bellissima, a disposizione di tutti i turisti, ma anche gli avventori che entrano per una... Sì, la prima cosa, noi ci teniamo assoverato. Pompeo, storica famiglia, legata sicuramente a quello che è il commercio, ma Lazzarella non può mancare. Allora, gentilmente, riproponiamo la barca del padre, se l'abbiamo trovata nel vecchio filmato, sì, della Madonna a mare, io credo che sicuramente l'abbiamo trovata, e abbiamo fatto anche un giro con Lazzarella, mi sa. Più di uno. No, noi. Più di uno, due volte sei andato con Lazzarella. Bene, Lazzarella. Ma tutti soverani. Basta questa Lazzarella. Basta. Che basta, hai ragione. Cioè, noi diciamo che noi siamo arrivati anche per prendere le misure, adesso basta, mantieni le distanze adesso. Io me ne vado, sai dove vado io? No. Senti, scusa, tu sei il bagnino, vieni qua. Mi dicevano che tu lavoravi, mettiamoci a favore, ecco, girati. No. Ciao, come ti chiami? Giuseppe Passafaro. Ciao Giuseppe Passafaro, mi sembra un cugino. Sì, un cugino. È vero che volevo andare in Australia? Sì, io il 28 giugno dovevo partire in Australia per lavoro. E ti hanno bloccato? E mi hanno bloccato i cugini. Perché? Mi hanno messo... Tu lavoravi al Miramare? Ho lavorato 12 anni al Miramare. Hai capito che problemi ci sono? Con Camilla abbiamo parlato per aiutarli, hai detto fate fare la stagione e poi ne parliamo. E loro per aiutarmi a me invece hanno creato tutto questo, quest'anno. La miseria dei cugini. Cioè, hanno creato tutto questo lido. È la verità, perché è un ragazzo che merita. E andare in Australia, la famiglia, non è... Non sei sposato? No. Quindi i genitori devono dire grazie... Grazie a Pompeo. Grazie, inteso. Lui fa parte integrale. Della famiglia. Lui fa parte integrale dello struttura. Dell'azienda, è dentro l'azienda. Lui, sì, è dentro. Fa parte della società. Sì. Scusa, dillo. Ma lo sa, lo deve dire lui, no? Senti, quindi ti sei fermato? Mi sono fermato e ora faccio il bagnino qua. Abbiamo preso in mano questa società. Diciamo che il Lido si presta bene. Si presta bene. Se lavorate bene, credo qui possono fare bei numeri. Si possono fare belle cose. È una questione di gestione. Servizio e qualità del bar. Diamo qualcosa in più assoverato. Aspetti, io non ho capito. Ma mi fai parlare a fare il mio mestiere? Bene, senti, quindi hai deciso di rimanere? Sì, rimango. Ecco.
Senti, fino adesso il mese di giugno è stato un default. Il mese di giugno è stato veramente brutto perché ha piovuto, però diciamo che dal primo luglio si dovrebbe aggiustare, ma comunque abbiamo fatto anche qualcosa anche a giugno, abbiamo iniziato a lavorare piano piano. Certo, non è una bella immagine per Soverato, non è una bella immagine per la città, perché siamo nel cuore di Soverato e per chi fa turismo, come noi, e raccontiamo questa realtà da tanti anni, vedete che è tutto chiuso, le gestioni di questo locale non sono state mai straordinarie. Vedi qua, è tutto abbandonato, no? La gente si chiedeva cosa era successo sotto sequestro. Ecco, vedete un attimo qual è la realtà anche dell'abbandono all'aperto di tutto quello che è lo stabile. Era un punto di riferimento, un peccato, un fatto grave legato a questo sequestro che... Buongiorno signori. Salve, Polime, come stai? Ciao cara. No, dicevo del sequestro, di quello che hanno sequestrato e che rischia anche il Lido, in questo caso, che 200 famiglie vengono sgombrate, e speriamo che non avvenga, però non è un bel vedere voi seduti qua e il disastro di dietro. Prego. Per la tradizione del Soverato. Ma non solo, perché i Lidi sono preoccupati, anche gli altri Lidi, perché non vogliono che chiude, perché diventa un vuoto allucinante. È l'attrazione, perché la continuità. Questa risolverà. Lei si ricorda gli anni 60 qua? Certo che me ne ricorda qualche artista? Qualche cantante? Sandy momento... Show. Sandy Show. Sandy Show qua. Sandy Show. Ce l'abbiamo? Semprini. Semprini chi è? Mino Reitano iniziava. Mino Reitano qua. Qua iniziava qua la carriera. Mino Reitano ogni anno era qui. Mino Reitano qua. Sempre. Ma se permette, eravamo noi artisti. Voi eravate artisti? Certo. Io ero un grande cantante, un grande attore ai miei tempi. No, mi siedo io. No, perché se lei era un grande cantante, un grande attore, io voglio capire... No, salve signore, buongiorno. Voglio capire... Cosa mi cantava in quegli anni? Io soprattutto le canzoni napoletane, perché non è più sentimentale. Senta, quindi... siccome ha aperto il Lido Lazzarella, se la ricorda Lazzarella? Non... Chi? Lazzarella? Lì... Come facevamo Lazzarella? Cosa ricordo? Io sono... Torna su Riento. Torna su Riento. Come faceva? Ma soprattutto Voce Notte, non dice di ce lo voglia. Voce Notte. Scusi, ma mi devo cantare Voce Notte. Ma guarda che all'università mi chiamano The Voice. Ma The Voice. E allora Soverato... Immodestamente. Dai, sentiamo. Guarda che io non mi vergogno che ma sono... Ma neanche io, figurati. Si sta voce di scetanta nottata, dice tuo sposo a non aver paura, dille che dorme e che si rassicura, dille che canta in tenta via, dille così che canta in tenta via, o sarà pazzo, amore e gelosia, starà chiagnendo qualche infamità, cantisse solo. Ma che canta fa? E questa è come si chiama la canzone? È notte, voce notte. Voce notte. E chi la cantava? E questa voce notte? Tutti i grandi cantanti, no? Chi, per esempio? Ma Merola. Quello che cantava pure i nocciolini americani, come si chiama? Dice Ranieri. Ranieri, ma... quell'altro no, era un altro. Ho capito quello che dice lui, era un anziano. Sì, sì. E beh, immodestamente. Scusi, ma a parte una popolare degli anni. Ecco, vedere Soverato così, dietro questa tristezza, dove fa molto io non vivo, tristezza. Non abito qua da 47 anni. Senta, perché ma a parte questa, una più popolare. Ma quando torno qua. Si mette a cantare. No, che mi metta a cantare, faccio altre cose. Senta, ma una più popolare di Voce in Notte, qual era il suo cavallo di battaglia? Il mio cavallo di battaglia era quell'altra che fa... E mo' ma ricordo. Come faceva? Secondo me lui non faceva il cantante. Come non faceva? No, io non facevo il cantante, io facevo altro, però cantavi. Però hobby cantavo. Sì. Quindi? Però devo dire la verità, la testimonianza non è che sia eccellente. Scusa. Ma è da stamattina che lei sta giocando, sì. No,
non sto giocando, volevo capire cosa sta accadendo. Però il cavallo di battaglia, dobbiamo chiudere col cavallo, dobbiamo chiudere col cavallo di battaglia. Io ti vorrei passare. Vai, vai. No, ma adesso non mi posso servire tutte le canzoni. Scusa, paghiamo per questo. No, era una bellissima canzone anche questa, no? Io ti vorrei passare. Ma ancora non mi dice ed è scelta, ed è scelta. Ha sentito che tremolino? No, pure qui la capacchia. Dove lo trasmettete questo programma? Oggi a Raggio di Sole, Calabria TV, il programma più popolare della Calabria, l'Italia all'estero. Allora per favore fate pubblicità. Il nome per qualcuno a contattarmi per fare questi estremi anni. Ah, non sente? Non solo non sento, ma c'ho tante altre. Rientriamo che è meglio e chiudiamo così con Soverano. Sì, per favore, chiudiamo così. Studio! O viento passa e basta. Allora, che bella! Sentiamo un po'. Sturicci l'anfronto. Io te vorria passare. Io te vorria. Abbiamo concluso. Allora, a proposito, dovevamo chiamare, i tempi non ci sono perché abbiamo un blocco di pubblicità e sigla, dovevamo chiamare Roberto Trimboli, il figlio del titolare, ma lo chiameremo lunedì per chiarire e capire cosa sta accadendo al Miramare. Quindi Trimboli lo chiameremo lunedì in diretta alle 14.30, io ti vorrei avasà, pubblicità e poi sigla, bellissima puntata, questa sera replica alle 21.30, grazie. Per la tua voglia di shopping e relax, Centro Commerciale Due Mari. Punto di riferimento per tutta la famiglia. Trovi tutto ciò di cui hai bisogno. 110 negozi, servizi utili ogni giorno, banca, farmacia, asilo, baby parking, parrucchiere, estetista e centro di medicina estetica. Punti di ristoro di standard elevato, Fratelli La Bufala, Old Wild West, La Foresta Incantata, McDonald's. E per una spesa di qualità, scopri la convenienza del nostro Carrefour. Mentre per i più tecnologici, Euronics. Grandi eventi tutto l'anno, multisala The Space, bowling, utilizza il tuo tempo nel modo migliore. Centro Commerciale Due Mari soddisfa il benessere e le esigenze di tutti i consumatori. Non solo shopping, ma anche divertimento, più spazi ai desideri. Centro Commerciale Due Mari, al centro della Calabria, strada statale 280, uscita Lamezia Terme Est. Ecopiana opera nel settore della raccolta, della gestione e del recupero di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. La Ecopiana SRL svolge i seguenti servizi: raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, bonifiche ambientali e bonifiche amianto, demolizione edifici industriali e residenziali, consulenza ambientale. Ogni essere umano ha diritto di vivere in un ambiente idoneo, pulito e confortevole, che garantisca salute e benessere. Per ricevere maggiore informazione o per conoscere nel dettaglio tutte le possibilità di intervento della Ecopiana, www.ecopiana.it o telefonare allo 0966 66 04 83, strada provinciale 1, Città Nova, Reggio Calabria. Tenuta Contessa, Relè Country House, sospeso tra storia e natura, il rifugio ideale per un evento dal sapore unico. Immerso in un incantevole scenario, atmosfere magiche e senza tempo, in un ambiente tranquillo e rilassante, dallo stile unico ed originale, colori armoniosi, perfettamente in tema con la natura circostante. Le sale ricevimento sono veri gioielli di design, accoglienti, raffinate e curate nei minimi dettagli. Ogni spazio è studiato per accogliere e coccolare. Piatti ricercati che raccontano profumi e sapori della cucina mediterranea, sapientemente rivisitati con eleganza e originalità, utilizzando solo le migliori materie prime, accuratamente selezionate. Tenuta Contessa, il tuo sogno, vivilo insieme a noi. www.tenutacontessa.com.
Tenuta Contessa, località Contessa Soprana, Lattarico Cosenza, info 0984 93 81 31. Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare. Lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. Sono trascorsi 50 anni da quando Francesco Vona, oggi noto come Figaro, era un bambino che si dilettava a fare il parrucchiere, un gioco divenuto un lavoro. Una passione condivisa con la moglie Mariella e tramandata ai loro figli. Nasce così l'Isola del Benessere, un luogo prezioso dove ritrovare bellezza e benessere in armonia e relax. Ambienti accoglienti, caldi e rilassanti. L'Isola del Benessere è un centro che offre tutto per la cura e la bellezza di capelli, viso, corpo, mani e piedi. I servizi proposti spaziano dai trattamenti di hairstyling, colore, taglio, piega, idratazione cute e capelli, ai trattamenti estetici specifici, massaggi, depilazione, radiofrequenza, ossigenoterapia, manicure e pedicure. Un team esperto e attento ai dettagli si prenderà cura di te, dandoti i migliori consigli per un risultato impeccabile. Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. L'Isola del Benessere. Via Nazionale 692, Acciarello di Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Info 346 621 55 53. L'ambiente in cui vivi deve rispecchiare la tua personalità. Deve essere il luogo confortevole nel quale ti riconosci e ti rilassi. Design attuale o minimalista, pezzi classici, moderni o arredi su misura dei marchi più prestigiosi del settore, Scavolini, Ernesto Meda, Misura M, Poltrone Frau, Daytona. Da Expo Mobili potrai visionare linee d'arredamento per ogni ambiente della casa, toccando con mano l'alta qualità e le ottime finiture. Mettiamo a tua disposizione l'esperienza e la cura di arredatori esperti che ti aiuteranno nella progettazione di tutti i tuoi interni, individuando le soluzioni adatte ad ogni tua esigenza, perché ogni progetto è un lavoro su misura studiato nei minimi particolari. Se stai cercando un arredamento esclusivo e desideri coniugare bellezza e funzionalità, vieni a trovarci. Abbiamo investito nella qualità e nel servizio per darti il meglio, perché sono i dettagli a fare la differenza. Expo Mobili, Viale Europa 44A, Campora San Giovanni, Amantea, Cosenza. Info 0982 463 86. www.expomobilimiceli.it. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui